Tappa piatta la tredicesima del Giro d'Italia, 167 km da Reggio Emilia a Tortona, riservati esclusivamente agli uomini veloci. Si riparte senza Geraint Thomas, costretto al ritiro dalle conseguenze della caduta ai piedi del Blockhaus. All'attacco vanno subito Matej Mohoric, campione del mondo Under 23 a Firenze, Vincenzo Albanese della Bardiani CSF, il più giovane in gara, e Pavel Brut della Gazprom Rusvelo, il corridore più combattivo di queste prime due settimane. Il gruppo tiene a distanza minima i tre. Le squadre degli sprinter non vogliono perdere l'ultima occasione di conquistare un successo di tappa prima dei giorni di montagna. Al traguardo volante di Broni, Fernando Gaviria prende punti preziosi per la classifica della maglia ciclamino. Si procede a medie sempre più alte e la fuga viene ripresa a 22 km dal traguardo. Il vento laterale sferza il gruppo, ma stavolta i ventagli non provocano l'azione decisiva come era accaduto a Cagliari per merito della Quickstep Floors. Si arriva alla volata con il consueto copione, il treno della Bora Hansgrohe è il più forte, ma anche quando la strada pare spianata verso il successo, gli uomini di Bennett si fanno sorprendere da Gaviria, un fenomeno per come riesce a recuperare dal nono al primo posto nel giro di 100 metri. Per Gaviria è il quarto successo su 5 volate, Modulo e Ferrari anche oggi tra i primi 10, ma l'Italia resta senza successi dopo 13 giorni di corsa. Nessun cambiamento nella classifica generale, Tom Dumoulin saldamente al comando. Il giro proseguirà con la 14ª tappa, la Castellania Europa, 131 km, nelle terre di Fausto Coppi, il campionissimo.